È stata lei a vincere il Digital Photo Award, il premio più importante del Festival di Fotografia di Lucca. Sandy Skoglund, classe 1946, ha esposto i suoi lavori più importanti per ripercorrere una carriera e una ricerca nata negli primi anni Ottanta. Le sue sono delle fotografie che tentano di smascherare le contraddittorietà dell'epoca contemporanea, mostrando attraverso una costruzione surreale della realtà quanto screditante sia per la cultura la mercificazione di se stessa. Le sue fotografie nascono attraverso un'accurata costruzione di piccoli set a metà tra la cinematografia e la pubblicità, con mobili colorati ed altri oggetti, persone animate e finte in un processo che impegna l'artista per diversi mesi e che termina con la realizzazione di scatti caratterizzati da un forte contrasto e da una combinazione di colori monocromatici. Come prima domanda, non si può definire surreale il suo lavoro, perché in qualche modo l'intera vita degli Stati Uniti è surreale, e non solo questa, ma anche quella nel resto del mondo. Pensa questo? Ah, è interessante. È così? Io non so se nel resto del mondo si viva in maniera surreale. Non lo posso sapere. Quindi il suo lavoro si concentra solo sulle abitudini degli statunitensi. Io ho cercato di essere onesta, raccontando solo di quello che ho conosciuto. Ad esempio, se vai in Alaska, si rende conto di come in realtà questo è un paese molto diverso dagli Stati Uniti. Qual è l'importanza del colore nel suo lavoro? Questo colore è molto intenso, molto forte. È molto importante, soprattutto agli inizi della mia carriera, quando cercavo la situazione ideale, attraverso una specifica chiave cromatica che fosse capace di creare stupore, di creare artificio e di provocare uno shock nello spettatore. Hai detto che l'arte è un campo di battaglia per gli artisti oggi. Perché? Perché noi pensiamo di lavorare contro una cultura popolare molto forte, molto dura, una cultura che è diventata troppo invadente. E allora si cercano nuove strade. Ma a volte queste si rivelano fallimentari, come ad esempio il settore pubblicitario, che qualcuno cerca di elevarlo a cultura quando poi è solo pubblicità. Lo scontro, la battaglia per sopravvivere in questo contesto non è tanto fra culture, ma tra l'ispirazione e l'artista. È uno scontro interno, personale. New York è ancora la città ideale per l'arte contemporanea. E Lucca, invece, cosa rappresenta? New York è già di per sé una fonte di ispirazione, perché a New York ti basta non far nulla e passeggiare solamente per strada per venire a contatto con tutte le culture del mondo. Non hai bisogno di andarle a cercare fuori, e questo la rende naturalmente una città ideale per l'arte contemporanea. È semplice. Lucca per me è molto speciale, perché per chi vuole diventare un artista, con il suo senso di pace, di tranquillità, dà molta energia a chi vuole lavorare facendo arte. Ma è unica anche per il premio. Beh, certo, anche per quello.